Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Eccomi tornata con un nuovo video. Come vedete la location è diversa, infatti mi trovo nella casa al mare, a Francavilla al mare in Abruzzo. Questo, come avrete già capito, è un videovlog, infatti vi voglio portare un po' con me in questi giorni, voglio mostrare qualcosa della mia vacanza, o meglio della mia seconda vacanza, perché già ho fatto una settimana di Ischia con il mio ragazzo. Però in quel caso mi sono voluta completamente rilassare, ho voluto staccare completamente da tutto e quindi non ho girato vlog, niente. Però se siete curiosi, su Instagram trovate un sacco di foto particolari della vacanza e trovate anche in evidenza le storie Ischia e lì potete vedere un po' della mia vacanza ad Ischia. Quindi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram perché lì sono molto attiva e costante. Comunque, iniziamo questo vlog e appunto vi porterò un po' con me in questi giorni di vacanza e vi farò scoprire un po' qualcosa dell'Abruzzo. Ecco la mia vista ogni mattina e ogni volta che mi affaccio dalla finestra. Ciao ragazze, come va? Io, come potete vedere, sto a mare. Ho appena fatto lo shampoo, sto facendo asciugare i capelli al sole, ricci, naturali, perché con questo caldo d'estate è impossibile che io usi phon, piastra o quant'altro. Fatemi sapere se anche voi fate come me o siete delle folli che usate phon, piastra, eccetera. E ne approfitto per farvi un saluto per parlare un po' con voi. Fatemi sapere nei commenti voi come state trascorrendo quest'estate, queste vacanze, se siete al mare, se siete in montagna, se siete a casa a godervi la compagnia dei vostri familiari, dei vostri amici, a godervi un po' di relax. L'importante è rilassare quest'anno che è stato davvero molto particolare. Io, come potete vedere, sto a mare, mi sto godendo gli ultimi giorni di sole, di mare, di relax prima di tornare alla routine quotidiana. E tra l'altro non so se avete sentito che purtroppo ci sono stati nuovamente molti contagi. Come ben sapete, comunque la situazione non si è assolutamente risolta, quindi mi raccomando ragazze e ragazzi, divertiamoci, rilassiamoci, però sempre dovute accortezze. Usiamo la mascherina, evitiamo assembramenti, insomma stiamo attenti, non buttiamo all'aria tutti i sacrifici fatti in questi mesi. Comunque io aspetto i vostri commenti, fatemi sapere come state trascorrendo voi le vostre vacanze e la vostra estate. Io vado a finire di far asciugare questi capelli e noi ci vediamo in questi giorni. Ragazze, io sono completamente spiaggiata sul lettino a rilassarmi, come potete vedere, ma ora vi porto a pranzo con me, tutto un pranzo a base di pesce, buonissimo e freschissimo. E ovviamente non può mancare un po' di shopping anche qui in vacanza. Siamo all'outlet di Città Sant'Angelo, che vi consiglio perché è piccolino, ma ha tanti negozi interessanti, tanti sconti interessanti, quindi ve lo consiglio. Fatemi sapere se volete un piccolo video haul dei miei acquisti. Thank you.
Buongiorno ragazze, oggi vi porterò con me in una gita. Andremo a Rocca Scaligna, un paesino in provincia di Chieti, qui in Abruzzo, sempre vicino a Francavilla, e vedremo un po' questo paesino medievale molto particolare, il castello di Rocca Scaligna, molto particolare, molto bello, con una serie di leggende, e cercherò di farvi vedere quanto più possibile. Andiamo! Ecco il castello di Rocca Scaligna. Vedete com'è diroccato, ma è troppo bello, troppo particolare, caratteristico. Vi straconsiglio la visita. E vedete? Ragazze, ho terminato la visita al castello di Rocca Scaligna. Come vedete ora sono immersa nel verde, la mascherina è mancabile e ve la straconsiglio, perché è vero che è una salita ripida, un po' stancante, però ne vale la pena, è super caratteristico. Ora andrò a fare un giro per il paesino e vi mostrerò qualcosa. Ciao ragazze, rieccomi. Oggi purtroppo è l'ultimo giorno, noi stiamo proprio per partire, per rientrare. Anche queste vacanze sono terminate, però insomma ci hanno dato la giusta carica per poter ripartire e affrontare un anno nuovo al meglio. E io spero che questo videoblog vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi ho fatto comunque vedere qualcosina dell'Abruzzo, piatti tipici abruzzesi, qualcosina delle mie vacanze. Ovviamente comunque mi sono voluta davvero completamente rilassare, staccare da tutto, quindi non ho ripreso proprio tutto, però vi ho fatto vedere qualcosina e spero che vi abbia tenuto compagnia. Comunque vi invito a seguirmi anche su Instagram, perché lì trovate altre foto delle mie vacanze, sia qui a Francavilla che a Ischia, e anche storie in evidenza di entrambe le vacanze in generale. Comunque su Instagram sono molto più attiva, molto più costante, quindi potete vedere la mia quotidianità. Quindi mi raccomando, seguitemi anche lì, mi trovate come Sabrina tratto basso corridore tratto basso. Giù nell'info box vi lascio il link diretto al mio account Instagram, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale così da non perdere video futuri. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.